Tanta visibilità, non bisogna montarsi la testa. No, il primo insegnamento che mi ha sempre dato lui anche in questi giorni è che non devo montarmi la testa, che è soltanto l'inizio di un lungo percorso e se ci montiamo la testa adesso è finita. E bisogna lavorare sempre, testa bassa, come ha detto lui, archiviamo quello che è successo e adesso il primo obiettivo è essere convocato. E il prossimo obiettivo non nego che vorrei esordire. E sta a me durante la settimana far vedere al mister che posso fare anche parte io del gruppo e niente, questo. In panchina c'erano altri giovani di Bella, Quattrocchi, ti chiedo se c'è qualche compagno di Primavera che ti ha impressionato, che squadra siete, che giovani siete. Sì, c'è, a me piace molto Scafetta, Michael, un ragazzo australiano che è partito lontano dalla sua famiglia, dall'Australia, arriva e a me piace molto lui, vedo lui grandi, grandi doti. Ermanno ha sottolineato che per fare il calciatore si fanno anche sacrifici, lontano dalla famiglia, dagli amici, probabilmente poi questa possibilità di essere convocati li fa un po' dimenticare. No, certo, io non, però sono molto legato ai miei amici, anche se non li vedo, ci sentiamo praticamente ogni giorno. Il mio migliore amico è. I miei due migliori amici sono. Mi hanno scritto tutta la settimana, erano più contenti di me, perché anche loro mi hanno sempre aiutato nel mio percorso. Come sogni l'esordio? Ci avrai pensato tanto? Dici la prima cosa è essere convocati, però cosa immagini? Per me esordire al San Filippo, tutte le partite che ho visto al San Filippo mi ero emozionato. Le guardavo dalla foresteria e dicevo, Madonna, vorrei essere lì in mezzo al campo. Un idolo, qualcuno a cui ti ispiri? Il mio idolo è Teo Hernandez, mi ispiro a lui.